Helios, luce e gas, questo mondo sconosciuto. Rubrica a cura di Helios Energia S.p.A. www.heliosenergia.it. Nuovo appuntamento con la rubrica Luce e Gas, questo mondo sconosciuto, curata da Helios Energia. Con noi oggi c'è Pietro Spagnuolo, responsabile dell'Helios Energy Point di Sala Consilina. Benvenuto. Grazie Valentina. Oggi parliamo di come capire se il nostro fornitore è conveniente, quindi è un argomento abbastanza complesso. Appunto, molto complesso anche perché ovviamente andiamo a parlare di risparmio. Il risparmio è un argomento che ricorre spesso nel nostro quotidiano, quindi si va a riflettere sulle tasche di noi consumatori. Per poter iniziare a parlare di risparmio ovviamente dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sulla nostra fattura, quindi sul nostro attuale fornitore. E andrei a collocare l'attenzione appunto sulla macro voce spesa materia energia, che come abbiamo detto anche nella puntata precedente è l'unica che può essere diversa tra un fornitore e l'altro. Cosa c'è all'interno di questa macrovoce? Noi all'interno di questa macrovoce troviamo il nostro consumo, quindi quello che abbiamo consumato, ma non solo. Quindi andiamo nel dettaglio per vedere meglio cosa c'è. Possiamo distinguere tre elementi: il costo di dispacciamento, che è un costo annuale che viene stabilito dall'ARERA e che resta identico tra un fornitore e l'altro. L'altro costo che troviamo in fattura è la PCV o la CCV, comunemente chiamata corrispettivo di commercializzazione e vendita, che è un costo che può essere diverso tra una società e l'altra, proprio perché lo stabilisce l'azienda. Quindi è un elemento importante perché viene poco menzionato e soprattutto poco evidenziato all'interno dei contratti ed è utile per capire come ottenere un risparmio. Ultimo, ma non per importanza, è il costo del kilowatt. Il costo del kilowatt è dato dal prezzo di acquisto della materia prima, ovvero il PUN, che sarebbe il prezzo unico nazionale, che è indicizzato, quindi variabile, più lo spread. Lo spread è il margine che un'azienda applica quindi al prezzo di acquisto. Possiamo definirlo come il guadagno che un'azienda può applicare. Quindi ci sono degli elementi a cui prestare attenzione quando andiamo a fare un preventivo? Sì, e sono appunto questi due che ho citato, lo spread e la PCV, perché sono gli unici due elementi che possono cambiare tra un'azienda e l'altra. Quindi dobbiamo prestare attenzione a questi due elementi perché sono molto molto importanti. E un'altra cosa che ci incuriosisce, ovvero se conviene il prezzo variabile. Grazie per la domanda. Allora, apro una piccola parentesi su questo. Noi proveniamo da una crisi energetica del 2022 che ha portato a un aumento della materia prima considerevole. Siamo partiti dai 3 centesimi di acquisto a sfiorare i 60 centesimi dell'acquisto, quindi anche un appiattimento del mercato. E proprio per questo la maggior parte delle aziende oggi applica un prezzo variabile, che è dato appunto dal prezzo di acquisto più lo spread. Quindi lo spread è da tenere in considerazione per effettuare, quindi per valutare o confrontare un gestore da un altro, insieme alla PCV. Grazie dunque a Pietro Spagnuolo, responsabile dell'Helios Energy Point di Sala Consilina. Questa era la rubrica Luce e Gas, questo mondo sconosciuto, curata da Helios Energia. Grazie per averci seguito e grazie a te per essere stato con noi. Grazie. Helios, luce e gas, questo mondo sconosciuto. Rubrica a cura di Helios Energia S.p.A. www.heliosenergia.it.